What e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Man of Medan. Vediamo ragazzi se per questa volta riusciamo a raggiungere almeno i 50 like. Ed eccoci qua di ritorno dopo che finalmente ragazzi sono riuscita a concludere Call of Cthulhu. Adesso ci possiamo totalmente dedicare a questa serie e poi penso proprio che riprenderò anche ragazzi Sea of Solitude, che è rimasta interrotta dopo il primo episodio. Che dire, la volta scorsa già le cose si sono intensificate, le emozioni si sono intensificate, sono saliti questi predoni, non so come chiamarli ragazzi, sulla nostra barca. Adesso ci ritroviamo di fronte alla nave in incriminata, ragazzi, per cui sento proprio nelle ossa che da questo momento in avanti le cose si faranno davvero molto più interessanti. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Sinceramente, cioè, tutto questo entusiasmo dovrei forse trattenerlo un pochettino, perché quando arriveranno i momenti in cui mi cagherò addosso, me lo scorderò, capite, questo entusiasmo, cioè non esisterà più in pratica e mi maledirò per aver fatto questa serie, come succede sempre con le serie horror, ecco. Eccoci qua. Signore e signori, ben La porte! arrivati. Vite, la porte! La porte, la porte! Fossi in voi, ci ripenserei, davvero. Junior, retire la tête d'allumage. Oddio. Buona fortuna, amico. Che bordi? Su. Eccoci qua, perfetto. Siamo i secondi a salire, non vedevamo l'ora, stiamo impersonando Fliss effettivamente. Dobbiamo salire proprio tutti, tutti, tutti. Oh, Dio, che brutta cosa che stiamo facendo, che brutta cosa. Merda, davvero. Oh Cristo! Ecco. Wow. Ci poteva essere posto migliore per fare una storia horror, Gesù, Giuseppe e Maria. È chiarissimo, ragazzi, vero che è una nave militare. Ok, eccoci qua, ragazzi. Siamo in gioco. Siamo scalzi, che schifo. Beh, già. J'espère qu'on est les seuls ici. Allora, chi vuoi che ci sia? No, seriamente, adesso parlamone. Cioè, parlamone. Chi ci dovrebbe essere su una nave che sta cadendo a pezzi? Cioè, quella battuta, ragazzi, non aveva senso di esserci, capite? Cioè, era per far paura, ovviamente. Vediamo cosa c'è qui. Mi scusi, buon uomo, ma ho intenzione di vedere cosa c'è scritto qui. Mamma mia, che movimento plastico! Oh, ma sei deficiente! Ma va a cagare, va. Minchia, non mi fa. Ah, ok, è uno dei nostri. Visto sta figura dietro, minchia, che movimento Questo plastico! posto è un'enorme trappola galleggiante. Ah, sì? Davvero? Ma davvero? Che considerazioni intelligenti! Cioè, non state facendo altro che ripetere l'ovvio. Accidenti! A chi mai piacerebbe salire su una cosa del genere? Dai, perché spingi? Calma, calma, calma. Comunque, ragazzi. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Non ho la minima intenzione di andare lì a controllare. Ci mancherebbe. Dove va? Ragazzi, non vedo niente. Oh. The Mask of Non pensavo a una gita alla nave fantasma. Madness. Beh, no, nessuno lo pensava, Fliss. Effettivamente. Non mi fate prendere accidenti.
Allora, registicamente è figo, ragazzi. Cioè, se ci si fa caso, ma è una croce questa. Sì, continuate. Cosa c'è a bordo? Vedete, continuano a spingere su sta cosa, su cosa c'è, cosa c'è. Cosa faranno di noi? Che ne so, Fliss. Perché parli da sola, poi, tra l'altro? Ah, merda! Che... Ragazzi, vi rendete conto che state camminando scalzi su cose potenzialmente letali? Cioè, non so, tipo pezzi di ferro affilati, qualsiasi cosa, liquami... Ah! Che cazzo era, un topo? Vabbè, penso che sia abbastanza normale che ci siano topi qua sopra. Però la cosa non mi sta piacendo per niente. Dove andiamo poi, tra l'altro? No, spiegatemi dove stiamo andando così alla cieca. Alzan, gli porti sì. Ce ne sono okay. Miliardi di porte. Entra. Qua sopra, dai. Tutti quanti. Ma perché? Vabbè, ok, diciamole sì, ragazzi. Diciamole sì. Ehi, è buio pesto qui. Dateci una torcia. Oh. Grazie. Gentilissimi. Funzionerà ancora la lanterna. Oh. Eppa. Il miracolo è avvenuto. Luce fu, signori. Fliss la maga mi porta un'altra fonte di luce. In che razza di merda siamo finiti? Oro della Manciuria, che ne so. No, persuasione. Qualsiasi storia abbia questa nave, sarà meglio capire come abbandonarla. Ma dai, capitano, avevo intenzione di starci. Torniamo alla barca, tagliamo la corda ed evitiamo specchi d'acqua salata per sempre. Che ne dite? Ho visto un nostro amico prendere un souvenir. Lo spinterò già. Fa andare il motore. La Duke è un tronco alla deriva senza qui. Cazzo. Dobbiamo trovarlo. Mentre quei tizi cercano l'oro della Manciuria o qualsiasi cosa pensino ci sia su questa bara galleggiante, dobbiamo approfittarne e cercare una via di fuga. Sì. È quello che avrei detto io anche, effettivamente. No, voi accomodatevi, Faccio tutto io qui. Cosa c'è? Un giornale. Mi chiedo perché l'abbiano abbandonato. Ma chissà perché. Cosa dice? Delitto di Mal, archeologi dispersi in Iraq. Ok. Si sono persi degli archeologi, ragazzi, alla ricerca di qualcosa di probabilmente maledetto. Figuriamoci. Qua cosa c'è? Oddio, niente sorprese, ve prego. Ok. Di sicuro c'è qualcosa là dentro. Lo so come, guarda, sono sicura, cioè tipo al 1000%, non al 100%. Qui. Magari potevo esplorare un altro po' la stanza. No. Vabbè. Attenzione. Ok, fatemi esplorare ancora un po'. Ma perché? Vabbè, sì, voi continuate pure ad andare a cercare quello che volete cercare, guardate. Questo? Cos'è? La foto di un cane. Interessante, ma c'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro che non posso funziona. Guardare? È ridotta troppo male. Niente. Ah, perfetto. Grandioso. E questo è super interessante. Nave? Ma che domanda? Che ne so? Cerca pure tu qualche informazione e magari sapremo rispondere. Ciao bambolina, avevo anche da impazzire. Quando tra 3 mesi mi accorderanno il prossimo congedo, mi tufferò tra le tue braccia. Alex, 3 mesi, sono stato in licenza di sbarco insieme ad alcuni colleghi, abbiamo bevuto qualche birra, ma non devi preoccuparti, mi sto conservando per te. Mi sento inerme, bla bla bla, vorrei saperti assicuro. Questo tizio, Miller, sembrava spaventato.
È buio e spaventoso lì sotto. Alcuni dei ragazzi hanno detto di aver visto una figura girarsi. Oh, ti amo da impazzire. Bla bla bla, ci sposeremo e avremo due bambini. Sì. Purtroppo questa lettera non è stata neanche mai spedita. Che meraviglia. Qua. Ui. Sembra tutto molto strano. Occhiali? Un paio di occhiali. Ok, interessantissimo dettaglio. Non voglio sapere cosa faranno di noi questi tizi. Sì, ragazzi, ma che stiamo... Allora, più di qua non mi fanno andare. Più di qua, invece, posso venire più di qua? No. Sembrerebbe di no. No, Alex, fammi fare a me, va. No, non si apre. Ma questo non di ci... Qua. Eh? Ma si è appena detto che non si apre. Ecco, mo interviene lei. La maga delle viti arrugginite. Se lo forziamo, siamo liberi. Ma dai. Dici te davvero? Potrebbe essere bloccato, magari. Non so in che stato sia questa nave. Il ponte può essere isolato. Apro un varco con la forza. Ah, eccolo qui. Abbiamo un vero mago. Ma che... Qualcuno deve distrarli. Faremo casino. Ma che frase... Un attimo. Che? Forse invece dovremmo bloccare la porta. Ecco. Che famo? Che famo? Barrica o distrai? Magari, cioè, pure cercando di distrarli, comunque il rumore si sente. Ah, che odio quando ci stanno ste scelte così, ragazzi. Non lo so, non lo so. Non so cosa potrebbe essere peggio. Vabbè, proviamo a barricare la porta, va. So già che me ne pentirò. Mi auguro di no. Vabbè, Gesù. Ma aspetta che... Aspetta! Ecco. Sì, vabbè, qualcuno mi dà una mano? Qualcuno mi dà una mano? Scusa, infatti. Ehi, Brett, aiuta la signorina. Dai. Forza, ragazzi, forza. Minchia, che ansia. Minchia, si è pesa così tanto, non dovrebbero essere capaci tanto di aprire la porta, mi auguro. Tenete, reggete, ragazzi, reggete. Oh, dai! Oh! Che era quell'urlo disperato? Ok, vabbè. Siamo riusciti a fuggire dalla nostra cella. Siamo al sicuro. Silenzio. Non ci si può fermare. Forza. Devono esserci delle scale qui intorno. Di sicuro ci sono scale, ma... Ok, non mi piace. Non mi piace, ragazzi. Io non mi addentrerò di certo in queste celle così buie. Ve lo potete... No, veramente volete che io guardi lì dentro? No. Ve lo potete proprio scordare. Oh, ma aspettate! Mannaggia la pupazza, non mi lasciate da solo! È strano che siano tutti quanti spariti. È come se fossero stati portati via, qualsiasi cosa stessero facendo. Ma da chi? Tutto così cosa? È successo. Già. No, ragazzi, io non ci entro lì. Ve lo potete proprio... No, ve lo potete scordare, io non ci entro lì. No. Anche no. Proprio no. No. Sentito? Sì. Qualcosa si muove laggiù. Lo so. Che c'è? E dai. Non so se voglio saperlo. Dobbiamo nessuno andare. Vorrebbe saperlo. No, non ne posso più. Dove sono? Giulia. No. Basta. Calma. Non ce la faccio più. Minchia, che lag. Giulia, devi calmarti ora. Andiamo. Ragazzi, forza. Aspettate. Perché già vi dovete condizionare sul fatto che... Vabbè, che ovviamente, ragazzi, la paura dell'ignoto fa sì che uno pensi alle peggio cose. Però, cioè, se già vi convincete che qua dentro c'è qualcosa, andiamo proprio alla grandissima. Non capisco come tutta questa gente possa ancora essere sparita nel nulla. Dove sono andati tutti? Ok, forse ma... si... Sì, ma che cazzo di battuta è? Ma che battuta è? Si nascondono per fare una festa a sorpresa. È un teschio di animale. Che animale è così piccolo? Sarà un topo? Ah!
Mantieni la calma. Era una mano, l'abbiamo vista tutti. Ok? Mi ripeto, ragazzi, so che mi avete detto di esplorare. Probabilmente avrei potuto entrare in alcune di quelle celle lì al lato del corridoio, ma io non ce la posso proprio fare. Vi prego, non mi colpevolizzate troppo se non ce la posso proprio fare. Ma si può aprire? Non lo so, si può aprire? No. Cioè, se posso solo guardare così, vabbè. Se lo dite voi. Ragazzi, ma vi piace proprio lasciarmi da sola come una pezza di merda? Eh? Oh! Ragazzi, oh, ma... Oh, ma non lasciate sola veramente? Ma che cazzarola... Ah, ok, sei tu, Fliss, mamma me. Benissimo, dove sono gli altri due? Perché dobbiamo essere sempre solo in due? Aspettatemi, aspetta! Fammi controllare un attimo qua, non te ne andà. Oddio. Qualcuno mi voleva spaccare la faccia. Quindi ci riacchiappavano, riuscivano a riacchiapparci. Va bene. Ragazzi, vi ho detto di aspettarmi, voi siate maledetti. Non mi piace niente di tutto questo. Per niente, ragazzi. Ma proprio per niente. Che come lagga però, ma che è? E meno male che è su console. Qualcosa si è mosso. Che cosa? Non mi fate salire l'ansia. Chi è? Ah, è uno di quelli. Sì. Laggiù c'è qualcuno. Shh. Zitti tutti. È uno di questi, sì. Mamma mia. È lui, sì. Il guercio. Chiamiamolo così. Basta. Eccolo. Guarda caso, appoggiato lì quell'affare. Caso voluto, per chi avrebbe dovuto appoggiarlo lì? E non portarselo appresso? Lo spintaggio della Duke. Sei sicura? Sì, sono sicura. Cioè, giocate proprio a farmi l'ansia una persona. Vado a recuperarlo. Ecco. Dobbiamo essere prudenti, accipigna. Con prudenza. Potremmo non avere altre chance. Ok. Fate attenzione. Mamma mia, ma che fate brutti? Ma che veramente? Ma che veramente? Ma che sei impazzita? Aggrappati. Ah, ok. Sembrava più alto. Ok, immagino che dovremmo fare... Brad, meglio rifletterci prima. Oh mio Dio, fermati! Ma perché va pure lui? Perché? Che c'entra lui adesso? Porca miseria! Che? Che? Oh oh. Nasconditi. Avverti Brad. Oh merda. Arriva qualcuno! Ragazzi, rischiate. Vieni qui. Ecco qua. Ma sei demente o che? No, ragazzi, ma che vuol dire sta cosa? Ma dove scusa? Sono gli altri? Ma si è fatta beccare come una deficiente. Infatti becca pure te. Eccolo qua. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Ecco. Quell'affare lì non l'abbiamo preso, Fliss è stata ripresa. Alla grande. Dai, fermo. Che fai? Diversivo... Distrai?
Dai, no! Ok. Ma che cazzarola! Credo. Forza! Vieni fuori! Minchia, che palle! Accanto a lei, fermo! Bene. Quanto sono stupida. Non perdiamoli di vista! Mannaggia la pupazza, diversivo, distrai, cioè, siamo lì. Che succede? Non dovevamo seguirli. Dobbiamo stare a distanza. Di qua possiamo anticiparli. Ma che ne sai te? Che conosci la nave, tu? Sai dove andare? Grandioso, siamo rimasti in due. Gli altri due si sono fatti beccare, uno dei quali l'ho fatto trovare io come una deficiente. Qua c'è qualcosa. Wow, che cos'è questo fogliettino? Che dice? Perché una cappella temporanea? Oh, buon Dio, ne avrei fatto volentieri a meno. Che cosa? In una cappella per la durata del viaggio. Ah, dietro non c'è niente, solo macchie d'unto. Fantastico. Non c'è altro? No, sembrerebbe di no. Bene. C'è altro qui? No. Ok, mi sta cominciando a salire un po' di ansietà. Cosa è stato? Sentite? Cosa? Che cosa? Quei rumori, sì che li ho sentiti, dai. C'erano, erano anche belli forti. E questo posto lo odio tanto, non mi piace. Che succede qui dentro? Dai, le navi si sa che fanno dei brutti rumori, no? Di solito, vero? Vabbè, se guardassi qua in fondo, no. Ok, non c'è niente, poi non mi dite che non esploro. Ok, continua ad avanzare. Pronto. Ci siamo già passati. No, non mi sembra. È una cucina. Alex, per me siamo già passati. Ma è la cucina di bordo. Ci stai facendo girare in tondo. Ma è impossibile. Cosa c'è qui di marcio e di putrido? Fatemi vedere. Devo analizzare la qualità del. Va a cagare. Tu e la padella. Ah, devo aprire. Io pensavo di guardare nella teglia. Cristo, oddio. Alex, oh, che c'è? Che schifo. Non è niente. Lasciami. Fidati. Non vuoi saperlo. Che schifo. Cosa? Che significa? Cosa mi nascondi? Stai zitta. Zitta. Vai via. Minchia, che schifo. Ok, come fanno a starci interiora ancora... Che sembrano fresche, scusatene. Perché, oddio, fresche mica tanto. Però, che schifo. Oh, vabbè, allora. Questa lavagna si può analizzare. Guardiamo un po'. Ehi, oggi serve uno stufato di manzo. Delizioso. È come se un giorno tutto si fosse fermato improvvisamente. L'intera nave ha smesso di funzionare. Sì. Poi possiamo guardare anche di qua. Vediamo cosa c'è. Niente più sorprese, per favore. Ehi, questo posso prenderlo? Ed usarlo? Ehi, fa attenzione, non è il momento di giocarci. Non avevo intenzione di giocarci. Potrebbe servirci. Non si sa mai, può esserci utile. Eh sì, scusane. Cioè, siamo ricercati da tre cretini qua nella nave. Non è il momento di giocarci. Magari può essere utile. Sciocca. Ok. Non c'è altro qua, vero? Sembrerebbe di no. Direi di analizzare anche quell'altra parte della cucina. Vediamo un po' se qua troviamo qualcosa. Sembrerebbe non brillare niente. Di qua invece nemmeno. Di qua sì, c'è una cosa che luccica. Oddio. Bello. Soup du jour, mademoiselle. Come se sapessi davvero cucinare. Tesoro, quando ci sistemeremo? Sarò il tuo chef de cuisine. Ma vi sembra, cioè, il caso e il momento più adatto per fare queste considerazioni così stupide? Quando ci sistemeremo? Cioè, siete in una situazione comunque pericolosa, complicata. Ma dove diavolo siamo? Ho capito l'ottimismo. Credo che si però debba andare di qua.
credo che si debba andare di qua. In base a che cosa fai una congettura del genere? Che ne sai? Dove andare? Ok, qua c'è un altro quadro, ragazzi. Benissimo. Oh, merda. Ok, la premonizione non era assolutamente positiva. Ho visto Brad che veniva tipo accoltellato o una roba del genere. Un attimo. Che c'è? Qualcosa non va. Che c'è? Che? Che cosa non va? Che c'è? Che? Cosa? Cosa? C'è qualcosa qui con noi. Tu non... cioè... non hai sentito niente? Sì che l'ho sentito, accidenti. C'era qualcosa, si muoveva nell'ombra. Probabilmente erano solo topi? Ratti. Probabilmente era un ratto. Tutto qui. Non ridere di me, idiota! Perché ha riso di te? In che momento ha riso di te? No, dimmi! Oh, non mi piace, non mi okay, piace. Siamo già passati di qui, ne sono certa. Stiamo girando in tondo. E che proponi, tornare indietro? Siamo già passati di qui. Ma, allora, tu lo sai che le navi, vero, i corridoi si assomigliano tutti. Per questo è facile okay, perdersi. No, io non ce la faccio. Cosa? Bare disgustose in cappelle ripugnanti. Non fanno per me. Non fanno per chiunque, direi. È raccapricciante. È vero, fa schifo e anche molto. Dobbiamo andarcene subito da qui. Ok, allora perché non ci diamo una mossa? Eh sì, perché continuate a parlare. I gas. Ma che cosa? I gas. Non avevi detto che te ne volevi andare e mo vuoi andare a vedere? Oddio. No, non ce la posso fa. No. Non ci siamo proprio capiti allora. Tu davvero? Questo tizio ha un nome. Che importa da dove venissero o dove andassero? Sono morti, noi no, quindi tu proviamo a restarlo. Hai veramente intenzione di aprire? Oddio ragazzi, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Uffa, ma perché devo fare queste cose? Perché? Guarda questo. Pazzesco. È un essere umano. Intendo, è mai stato umano. Che diavolo è successo qui dentro? Ok, andiamo. Ora, via di qui, forza. Oddio che schifo. Ma come faceva ad essere così? Le hanno chiuse per bene queste bare. Beh, sembrerebbe. Che sigillarle bello con le catene. Che ne so. Ok. Guarda questa. Sembra per bambini. Non voglio sapere. Andiamocene. Ok, sto odiando tutto questo con tutta me stessa, direi. Ci terresti davvero ad aprire questa che tenda? Succede? Non lo so, non lo so. Ok. Oh. Che c'è? Guarda! Cosa c'è? Vuoi farmi spaventare a morte? Non l'hai vista? Non l'hai vista? Perché non ce ne andiamo? Perché un attimo fa era una testa! Accidenti! Ok. Sappiamo perché, ragazzi, sta iniziando a succedere tutto questo. Colpa di queste fumelle verdi che salgono dal pavimento. Ok. Diamoci una mossa. Comincio. Basta, Gil. Che sì, ho capito! D'accordo. Rompipalle! Oh! Entra. Non comincio a non sopportare, ragazzi. Presto, oddio, Gesù, perché c'è questo colore qua? Cos'è che fa questo rumore? Ecco qua. Ognuno comincia ad avere le proprie allucinazioni. Ovviamente. Oddio, altri cadaveri. Ma perché devo guardare ste cose? Ehi, non è il momento di scherzare. Dico sul serio. Non ne posso più. Ma ti sembra che stia scherzando, testa di rapa? Ma perché la devi toccare? Perché la devi toccare? Ma che cazzo? Non toccarlo, perché l'hai toccato?
perché? Uffa. Non lo voglio più fare. Ok, basta. Uffa. Sembra fatto sicuro. Ma dai, tutta la nave ti sembra sicura? Accidenti. Oddio. Mo' di sicuro il ponte Ok, era il tizio di colore, perché prima l'ho visto che aveva preso sto martello gigante. Quindi ci ha trovati. Oh. Le cose suppongo che andranno di male in peggio, suppongo, no? Quindi anche le allucinazioni che abbiamo e tutto il resto. Io penso che da questo momento in avanti ci avrà salvato la partita. Ok ragazzi, ho appena verificato che ci ha salvato qui la partita, per cui riprenderemo da qui la prossima volta. Ed effettivamente sì, le cose stanno facendo interessanti, ma non ancora abbiamo visto niente di che, nel senso che ci stanno preparando, secondo me, al peggio, a quello che arriverà più avanti. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!